Ciao a tutti Arcobaleni, Arcobaleni e bentornati in questo nuovo video. In questo video ho sempre le stesse unghiette. Finalmente stanno reggendo tantissimo queste unghiette e sono contentissima. Oggi ci andiamo a truccare di verde. I protagonisti saranno i NYX Cosmetics Metals, che sarebbe tipo un ombretto lip cream, sì, sarebbe un ombretto in crema, se non lo fatto non lo so, e la Pop Art, che io andrò ad usare ovviamente per prendere qualche pezzettino. Mi sono dimenticata di prendere il trucco da sotto, ma ce l'abbiamo, ecco, abbiamo fatto. Ovviamente vado a legare i capelli col mitico elastico gigantesco. Allora, le basi non so se le faccio, ma credo proprio di sì. Quindi andiamo di fondotinta. Siamo italiani, non facciamo i francesi. Andiamo a prendere questa spugnetta, che sinceramente la devo anche lavare. Non so quando. Facciamo così, tipo. Vai, bravo. Sembrano delle cacatine di Colombo. Aia, com'è freddo. Ovviamente non è inverno, quindi è ancora piacevole avere il fondotinta fresco. Ma non l'ho messo in frigo né niente. Bene. L'andiamo a stendere con questo, che è proprio il pennellino. Non lo uso sempre, ma lo uso soltanto quando. E lo andiamo stesso al fondotinta, che sinceramente questo pennello come si riduce. Quando questo fondotinta ne mettete tanto, si sgretola. E guardate qua che succede, tutte le sgretolature. Che schifo. Adesso andiamo a prendere il nostro kabuki. Andiamo a prendere la ciglia. Ragazzi, a volte gli step sono sempre gli stessi, ragazzi, ma ovviamente è normale, perché poi devi andare ad aggiungere le cose wow, ovviamente. Aia. Con un'altra sponge andiamo a fare un po' di baking qui sotto, per evitare il fallout. Qua fa il fallout, non so manco come si pronuncia, però sinceramente ho capito dai video cos'è. Vorrei tanto una cipria in polvere libera, infatti il prossimo acquisto sarà una bellissima cipria in polvere libera. Perché sinceramente serve, secondo me, serve tipo troppo. Io mi auguro che non finirà mai questa cipria, perché secondo me c'è proprio la mia vita. Quindi andiamo a farlo anche a questo. Ha fatto il fallout. Anche se abbiamo un ombretto in questo qui in crema, andremo poi ad usare anche altri cosi. Io sinceramente non so come si stende. Ho paura. Però andiamo un attimo a guardare allo specchio. Prendiamo questo qui del cellulare. Ti prego, non cadere sponge. Sì, ragazzi, perché sinceramente che bello, però raga, cosa ho combinato? Adesso mi sistemo un attimo e poi almeno qua l'ho sistemato. Adesso dalla Pop Art, è tipo bella, me l'hanno regalata. Ah, che è il mio telefono. Vediamo se si vede la foto. È bellissimo secondo me questa palette. Andiamo a prendere l'unico verde che c'è, perché questo verde è molto liquido, quindi lo andremo a usare dopo come rossetto. Sì, ragazzi, ho in mente cose pazze. Andiamo ad usare questo specchio. Oddio, tutto lo pulisco adesso. Brilla, ragazzi. Oddio, tutte le unghiette sporche. Metto paura che dopo non si leva. Vabbè,
già preso, però lo andiamo a riprendere. E lo vado a mettere nella riga interna. Sto facendo un altro macello, me lo rendo conto. Giusto per andarlo un po' a schiarire. Farlo diventare anche un verde più carino, perché sto verde è un po' troppo forte. Vittoria parla ad alta voce. Sono una cieca. Se no non ti sento. Adesso vado a prendere un cotton fioc, perché in generale del cotton fioc nella vita, secondo me, una makeup artist dovrebbe sempre portarli appresso, perché sono la vita, secondo me. Cioè ti aiutano veramente tantissimo i cotton fioc. Andate qua, perfetto. Andiamo a mettere, cioè ragazzi, questo trucco mi piace tantissimo. Anche quello lì di ieri mi trucco al contrario. Era un trucco troppo alike, quindi cioè dovevo farlo per forza, era bellissimo. Volevo aggiungere una matita verde per restare sempre in tema, cioè tipo verde acquamarina, e la volevo aggiungere sotto la riga inferiore, perché secondo me è troppo I like it di nuovo. Però non ci sono le cose. Così, in questo modo, andiamo a fare anche l'altro. Questa matita è la vita, anche se adesso non, purtroppo non siamo più in estate, però veramente è la vita questo. Troppo. Poi andiamo a mettere, andiamo a levare tutto baking, perché non mi riesco più a guardare. Non mi riuscivo più a guardare questo baking. Ragazzi, faccio sempre così, non faccio ogni cosa, ragazzi, scusatemi. Specialmente quando mi strucco. Infatti dico, Vittoria, ma contieniti, se per caso un giorno ti devi struccare in pubblico, cioè che ne so, Vittoria, contieniti, cioè di queste cose qua. Adesso andiamo a stendere il solito di Sephora. Oddio. Poi andiamo a passare sopra, anzi questo qui lo stendo per le ciglia inferiori, e poi il panoramico della costa. Guardate qui, io stavo cadendo, non lo faccio apposta, viene spontaneo. Non ci vedo, scusate. Sta pesando sto specchio. Adesso andiamo ad usare il panoramic della Lacoste e il Maybelline sotto. Ci vediamo al risultato finale. A tutti i tre mascarini, troppo carini. Allora, adesso andiamo a fare un pochino di contour. Veramente molto leggero, perché sinceramente non ho voglia, anche perché dopo un secondo questo video finisce qua, mi strucco. Sì ragazzi, è così. Perché oggi sto a casa, credo, non tutti i santi giorni, mio Dio che palle, perché deve arrivare una mia amica, quindi, oddio, che stavo dicendo? Ah, devo prendere qualcosa, perché oggi arriva una mia amica, cioè no, da Londra, queste cose qua, arriva da Napoli, mi viene un po' a trovare perché questa mia amica l'ho conosciuta, aspettate, in Sardegna, che in pratica le nostre mamme erano amiche. Però io sta piccola creatura, cioè non piccola, a 9 anni, tipo, o 10, non ricordo, Aurora, io non la conoscevo, già la conoscevo in Sardegna 3 settimane. E adesso sono troppo contenta che mi viene a trovare, quindi. Doveva venire anche un'altra mia amica insieme a lei, però lei non è potuta venire per tornare a danza. E verrà anche sabato. Ok,
Ok, adesso andiamo a mettere il blush, che lo gli darò anche un tocco di verde. Guardate, come vi stavo dicendo, non è potuta venire perché gli diamo un tocco di verde. Non lo so perché mi vedo questa pazzia che deve andare a danza, quindi andiamo sabato. Viene a trovare lei sabato e credo che riviene anche questa mia amica. Non so che sto combinando, veramente. No, colpa mia del fondotinta. E quindi viene a trovare Aurora. Tocco di verde. Lo incipriamo un poco perché sennò sembra un po' troppo verde, sembra un wig. Però non mi dispiace perché comunque è un trucco verde. Anche l'illuminante sarà base verde. Questo qui, l'illuminante già l'avevo pensato, il blush no. Io invece di mettere il blush rosa si fa mettere il blush verde. Ragazzi, non mi posso guardare. Sono orrida. Da qui che si vede anche meglio perché lo specchio è tutto pulito, tutto si vede anche meglio. Siamo a 3 minuti. Solo io e te, solo tu e me, fra le nuvole di questo inferno. Tipo. Adesso andiamo a The Illuminator. Ok. C'è una formica, che schifo. Non è vero, sto scherzando. Con questo andiamo a mettere il mio solito Illuminators, che sinceramente mi piace molto di più quello lì dei unicorni che ho preso da questo qui, me l'hanno regalato, però ovviamente non è brutto. Infatti quando lo mettete, raga, sul corpo, questo illuminante fa un effetto wow. Io ne ho messo un poco con la sua spugnetta, non me l'ho mai fatta vedere. No, ve la devo far vedere. Comunque, ragazzi, wow, sinceramente, mi sono fatta una foto, ho messo il flash, raga, sinceramente, wow, io sono troppo contenta. Ringrazio chi me l'ha regalato, perché ovviamente mi ricordo, però non faccio nomi, perché poi fare nomi e tutto diventa un casino. Ok, qui adesso glielo diamo con l'ombretto che abbiamo preso prima verde. Lo spolveriamo un po' sullo specchio appena pulito. Bravo Vittoria, bravo. Cioè, appena pulito, raga. Non funziona, perché illuminate? Ah, non scrive, non so se lo vedete, dopo tutto il flash. Raga, sto trucco sarà uomo. Era da urlo. Oddio, mi sento da sola. Che carino. Adesso mettiamo la torcia e vi faccio vedere un po' come sono combinato. Non so come farvi vedere. Ecco. Yippee. Però sinceramente mi piace tanto, mi devo soffiare il naso, mi scoccio. Top. E niente ragazzi, adesso ovviamente andiamo a mettere il rossetto, però stavo pensando, con questo all'interno dell'occhio voglio andare a mettere un pochettino di coso qui, del verde. Non so, tutto verde adesso. Anche le basi le ho fatte verde. Per me il verde è anche un colore che piace tanto. Ecco qua, adesso ve lo faccio vedere. Guardate quanto carino l'interno, che io di solito faccio con l'illuminante. Anzi, se avete una festa a tema verde e se fate questo trucco, per favore mi mandate la foto in direct. Per favore.
Ho sporcato tutta la mia cover. Si leva col panno verde dopo. Tipo, mi devo dare anche una rinfrescata. Questo è un niente. Non so che sto combinando. Adesso andiamo di rossetto. Come rossetto ho scelto questo qui che è in crema. E lo andiamo a mettere con questo qui dell'illuminante, ovviamente pulito. Già l'ho pulito, però è rimasto un pochettino di polvere. Anche da addosso, sì, tanto dopo mi serve una bella doccia. Poi devo prenderlo su troppo e ci metto. Oddio. Pronti? Dove andiamo a dare un tocco di scuro? Comunque, questo qui sarà proprio il protagonista principale. Non mi posso guardare. Sono sti peli sbalzanti. Secondo me mi andranno in bocca, che schifo. E ti manca i colori chiari, però cioè sicuramente è bellissimo. Che schifo, raga. Fatti voi denti più bianchi, però. Ma come lo sei solo, ma per troppo carino! Non l'ho fatta apposta perché l'avevo fatto da questo lato e ovviamente per recuperare lo faccio anche dall'altro. Adesso andiamo a dare un tocco di scuro perché sinceramente è troppo chiaro così. Non so che sto combinando. So solo che sto sperimentando. Tra l'altro questo qui da NYX l'ho preso con lo sconto tipo di... Questo costava tipo 2 euro o 3,50, tipo 2,90. Tipo, adesso ovviamente non andiamo a stendere per pulire questo. No, logico. Ecco. Ai, oddio, che bel colore che adesso sei. Adesso ho i denti gialli. Allora, secondo me il make-up è anche sperimentare. Fare sempre cose nuove, secondo me il make up è. Ecco qua. Adoro questo rossetto. Sinceramente, prima al primo impatto, soltanto con questo qui sembrava tipo una morta. È troppo chiaro il colore. Ma avendo aggiunto una goccia di questo solo al centro e poi andando a stendere. Lavando il pennello, guardate che anche con quello NYX Cosmetics Metal, sì. So che questo qui è per gli occhi, però sinceramente io non ho un rossetto verde. Però me la sono cavata. Vabbè, andiamo a sistemare con un altro conofioco. Credo di aver finito con un fioco. No, vabbè, io ho sempre due o tre scatole sotto. Perché dico, mamma, io li uso anche per il make, quindi cioè mi servono. Ecco, ho levato tipo quelle cose, tipo elefante. E adesso è molto più carino, io spero che vi piaccia. E noi ci vediamo al prossimo.